gli occhi arrossati, un frequente mal di testa, gli occhi stretti per fissare un oggetto da lontano, sono segnali che si avvertono magari negativamente già a scuola, le maestre si lamentano e avvertono i genitori devono stare attenti perché è il momento di portare il piccolo dal pediatra ma poi anche dallo specialista, dall'oculista che deve fare l'esame della vista. Quindi dottor Guaracino, cominciamo dal neonato. Si sa che la prima visita generale del neonato la fa il pediatra, insomma, appena nasce il piccolo, ma poi è meglio, viene consigliato sempre di consultare uno specialista. Ecco, come fa l'oculista la prima visita di un bambino magari nato da alcune settimane? Quali strumenti usa? Quali reazioni, per esempio, ha un neonato sotto una prima visita dello specialista? Allora, c'è da dire che bisognerebbe in teoria cominciare da prima che il bambino nasca, perché è stato visto che già nel feto, con la possibilità di un'ecografia accurata, si possono già evidenziare alterazioni dell'occhio, come per esempio cataratte congenite o addirittura alterazioni del volume del globo oculare, sì, che potrebbero indicare presenze di malattie che poi possono essere evidenziate alla nascita. Per quanto riguarda, quindi, bisogna raccomandare alle mamme in attesa un'ecografia accurata anche di questo aspetto del neonato. Per quanto riguarda le prime visite, è possibile tramite lo studio delle ombre del fondo oculare con la, sì, cosiddetta schiascopia, poter capire già durante i primi mesi di vita. Ricordiamo che nei primi 3 mesi che si sviluppa praticamente sono fondamentali per lo sviluppo della vista e che poi tutti i riflessi vengono completati intorno ai 6 mesi di vita. Poter studiare le ombre del riflesso del fondo oculare con la schiascopia ci permette di capire se il bambino ha difetti di rifrazione, visto l'impossibilità dello stesso a collaborare ad una visita, ci fa capire se avrà un destino da miope, da ipermetrope o da astigmatico, e questo già è importante per poterci preparare a controlli più fitti e più ravvicinati nel tempo, nel caso in cui si avesse questa evidenza alle prime visite. Ma è importante anche valutare altre cose, per esempio le più comuni patologie dei neonati sono le cosiddette dacriostenosi, cioè le chiusure dei canaletti lacrimali che comportano una lacrimazione e una secrezione continua dell'occhio che potrebbe essere scambiata come un'infiammazione, una congiuntivite che tale non è. Di solito queste dacriostenosi sono dovute appunto alla chiusura del canale nasolacrimale che impedisce un normale transito della lacrima dall'occhio al naso attraverso il canaletto che sta praticamente posizionato tra l'occhio e il naso, e questo potrebbe a lungo andare a determinare problemi di infiammazioni croniche. Un altro problema è lo strabismo. Nei bambini è molto comune avere una alterazione dello sguardo che può essere evidenziato già durante i primi mesi di vita e che deve essere corretto poi con esami più approfonditi. Ecco, il piccolo ha anche reazioni, è vero, alla luce, ecco perché ovviamente si usa lo studio dei riflessi pupillari, sia il riflesso fotomotore diretto, cioè quando si illumina un occhio la pupilla si stringe, sia quello consensuale. Può essere l'alterazione di questi riflessi può essere la spia di problemi anche di tipo neurologico. Sì. Certo, la scienza medica ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, insomma, io immagino che alcuni decenni fa tutte queste cose, partendo addirittura dalla cosiddetta ecografia, no? Nel feto, nella placenta della mamma, erano impensabili. Ecco, quindi abbiamo visto, i primi esami vanno fatti, ha detto lei, per accertare che non vi siano segnali di disturbi che poi possano aggravarsi nei mesi successivi. Un secondo controllo, ho letto,
Va fatto dopo alcuni mesi, mi pare al sesto, nono mese di vita. Per essere sicuri che non ci sia nulla di importante, e il controllo successivo mi pare 2-3 anni, poi sì. Ce lo dice lei adesso, con lo stereotest, ecco, anche perché il piccolo comincia a interagire con il medico, e perché poi ci sono effetti importanti sulle rilevazioni di eventuali difetti. Ecco, cos'è lo stereotest? Vediamo qua in questa immagine a cosa serve. E poi ambliopia e strabismo, che lei accennava prima, sono i difetti più frequenti, quali disturbi si provano? Ecco, vediamo lo stereotest. Assolutamente importante la valutazione, come dicevamo prima, durante i primi mesi, poi intorno al terzo anno di vita. Lo stereotest è un test, diciamo, molto importante, che ci permette di capire se esiste la stereopsi, cioè che è una funzione superiore della vista, visione stereoscopica, perché praticamente le immagini che provengono dall'occhio destro e quelle che provengono dall'occhio sinistro a livello cerebrale vengono rappresentate in un'unica area, diciamo, del cervello, dove praticamente si ha un'elaborazione di queste informazioni che danno la capacità al piccolo e quindi al futuro, sì, diciamo, alla futura visione della persona, di avere la sensazione della profondità e, sì, delle distanze. Okay. E questo si nota proprio da queste figure che compaiono, è vero? Sono figure praticamente fatte in modo tale che praticamente, se non viene riconosciuta praticamente la stella o l'animaletto che viene rappresentato, significa che non esiste la stereoscopia. La stereoscopia, la sensazione della profondità. E questo può essere, diciamo, dipende da situazioni che possono essere sia eclatanti, come per esempio ci troviamo di fronte a un bambino strabico, per cui le immagini che provengono da un occhio non arrivano nella stessa zona da quello che, praticamente essendo deviato, arrivano dall'occhio controlaterale, ma anche nelle forme di cosiddette ambliopia, cioè quando questo succede, uno dei due occhi manda immagini che non sono, diciamo, analizzate in maniera perfetta dal cervello, per cui il cervello preferisce vedere, diciamo, qui il bambino, adesso che vediamo nelle immagini, il bambino interagisce con il medico, è vero? Perfetto, quindi risponde. Il test per il daltonismo, per la visione dei colori, e quindi bisogna che il bambino abbia almeno 3 o 4 anni per poter interessarlo a questa e farlo partecipare. Ma dicevo, l'ambliopia è un importante situazione anomala che bisogna scongiurare, perché, come dicevo prima, essendo eclatante, cioè si può verificare anche non per uno strabismo, ma anche per un difetto di rifrazione diverso tra un occhio e l'altro, per cui l'occhio più miope o più ipermetrope manda immagini sfocate a livello cerebrale e quindi il nostro sistema nervoso preferisce scartarle, quindi si può verificare una situazione in cui un occhio si sviluppa bene, cioè quello che riceve le immagini nitide, l'altro viene represso, diciamo. E poi può diventare pigro, diventa, è vero? Diventa un occhio pigro. Non abbia nessuna patologia, abbia soltanto un difetto di refrazione. Non lavora come l'altro occhio. Non lavora come l'altro occhio, per cui a livello cerebrale le due immagini non riescono a essere fuse insieme, quindi la stereopsi, quello di cui parlavamo prima, non si riesce a realizzare. Questa cosa comporta, cioè ce ne si accorge magari a 13-14 anni, quando è troppo tardi, quando è impossibile, diciamo, ripristinare, perché la plasticità del cervello ha uno sviluppo che fino intorno all'età dello sviluppo, che poi praticamente una volta terminata non si può più influenzare. Ecco, si può dire che la stereoscopia è una delle meraviglie dell'organismo umano, cioè come siamo stati pensati, immaginati da un'entità superiore, non so se è così. Assolutamente sì, e si sviluppa fino ai 24 mesi. Anche gli animali, mi pare, ecco, hanno la stereoscopia, cioè il senso della profondità. Assolutamente sì. Quindi è una delle meraviglie della natura, è una delle meraviglie delle quali noi dovremmo essere grati, insomma. Bisognerebbe sapere che fino ai 24 mesi di vita, cioè i 2 anni, bisogna correggere un eventuale difetto anche chirurgicamente, per esempio uno strabismo, perché poi dopo la stereoscopia non si potrà formare in maniera assoluta o in maniera perfetta, diciamo così. Sì.
Oh, e poi ecco, abbiamo visto finora dal neonato 3-4 anni, quando il piccolo comincia a interagire con il medico, 5-6 anni il piccolo comincia ad andare a scuola e quindi deve esserci un controllo più accurato, insomma, immagine della vista, un controllo, come dire, strategico a quel punto. I bambini infatti, oltre a riconoscere disegni, lettere, interagisce meglio con il medico, risponde alle sue domande. In tal modo l'oculista può valutare la funzione visiva e correggere eventuali difetti refrattivi, come dite voi, la miopia, che mi pare che sia la più frequente, poi ce lo dirà lei adesso, nei piccoli, poi l'astigmatismo e l'ipermetropia. Ecco, perché è strategico a 5-6 anni, dottor Guaracino? Allora, come dicevamo prima, è strategico perché innanzitutto è l'età critica che ci permette, diciamo, di fare lo spartiacque tra la fase in cui il bambino non collabora e la fase in cui possiamo ricevere da una collaborazione valida, che ci permette di capire, diciamo, quello che noi facciamo, se ha un risultato, diciamo, migliorativo. Un bambino che diciamo, a 6 anni ha un difetto di vista, è ancora possibile farlo recuperare con il bendaggio, per esempio, come dicevamo prima, si tratta di un'ambliopia, si mette il bendaggio sull'occhio più forte, diciamo, che viene stimolato di più, per poter far sì che si costringa l'occhio meno brillante da un punto di vista visivo a lavorare di più e a mandare quelle immagini che il cervello cerca di scartare, per cui il bambino a 6 anni è abbastanza grande da collaborare, ma non tanto da non poter recuperare. Infatti con una terapia, diciamo, di bendaggio parziale o assoluto, si riesce a far recuperare quelle forme di ambliopia anche più importanti, e questo lo si fa fino ai 10-12 anni, dopodiché non è più possibile modificare questa situazione. A questa età quindi si riescono a correggere, oltre ai difetti dell'ambliopia, anche quelli che sono legati alla miopia, abbastanza comune come un difetto refrattivo, ma anche all'ipermetropia e all'astigmatismo, che possono anche essere loro causa di diciamo, mancato sviluppo corretto della visione. Sì, e in questi casi ne abbiamo parlato anche altre volte, in altre occasioni, e in questi casi si sceglie il paio di occhiali, insomma, gli occhiali che sono antipatici chiaramente, però poi il bambino, il piccolo, si abitua, insomma. Ecco, occhiali che poi si devono portare sempre, dottor Guaracino, bisogna cambiarli con l'età, assolutamente, insomma. Con il progredire, diciamo, con dell'età cambia, può cambiare il difetto refrattivo. Di solito la miopia tende a peggiorare con la crescita, perché dipende dal fatto che il bulbo oculare o per un fatto congenito oppure per atteggiamenti visivi, diciamo, un po' complessi da spiegare adesso, tende a peggiorare nel tempo con la crescita, perché come cresce l'organismo cresce anche l'occhio. È stato visto che 1 millimetro di lunghezza in più del bulbo oculare equivale a 3 diottrie di miopia. Al contrario, gli ipermetropi hanno un occhio più piccolo del normale, per cui le immagini si formano dietro la retina, e tanto più sfocata è l'immagine, tanto meno praticamente si sviluppa in maniera corretta la visione, per cui è un difetto importante l'ipermetropia, perché mentre per la miopia diciamo, il paziente ha una deprivazione visiva da lontano, ma da vicino vede abbastanza bene, nell'ipermetropia il paziente non vede bene né lontano né tantomeno da vicino. In ultimo, anche l'astigmatismo, che può essere sia miopico che ipermetropico, che comporta una incapacità di mettere a fuoco bene l'immagine, che anche è una importante, diciamo, un importante difetto di refrazione da correggere. Insomma, quanti guai, insomma, anche già da piccoli i nostri occhi. Gli speciali di Quotidiano Medicina, con al centro oggi la donna, la sua bellezza, la sua salute.
il suo decoro, con un grande passo indietro nel tempo, dalla Roma di Ovidio tra il primo secolo a.C. e il primo d.C. fino a Trotula de Ruggero, la prima donna medico d'Europa, un'escursione temporale durante la quale la donna è vista in modi diversi e considerata diversamente. Ed è inevitabile che quando si parla di cambiamento nei secoli del concetto di bellezza, di salute, di sesso, di estetica, si tenga conto di un oggetto che è stato sempre compagno e complice della donna, lo specchio. Lo specchio nelle sue forme, nelle sue considerazioni più diverse. Nel mondo dell'antico Egitto, ad esempio, lo specchio era per lo più tonteggiante, di metallo, come vedete qui, lucidato, con una impugnatura lignea spesso intagliata, a raffigurare sembianze umane, brutte o addirittura orribili. Perché? Perché dal contrasto risultasse poi evidenziata la bellezza di chi si specchiava nel riflesso. Di tutt'altro valore e significato era lo specchio del mondo etrusco, dove arrivava ad assurgere a un simbolismo magico per trattenere in eterno l'immagine della bellezza conosciuta anche dopo la morte, quasi a difenderla nella sua immortalità dalle offese dei malefici personaggi del mondo infernale. Gli specchi nell'antica Grecia assai spesso riportavano invece rappresentazioni di personaggi mitologici, come vedete qui, di Eros stesso, di amorini che non di rado sostenevano accoppiati la parte riflettente. Gli specchi invece della Roma antica, forse meno leziosi di quelli greci, cominciavano ad essere un po' più pratici, diventavano non solo a manico, come vedete qui in queste immagini, ma anche fissi, con sostegno, addirittura in innovativi beauty case, scatole magari in argento, richiudibili. Lo specchio ritorna ad essere un oggetto propriamente di bellezza fine a se stesso con i bizantini, con cornici colorate e decorate. Cambia veramente tutto nei secoli bui del Medioevo, durante i quali la bellezza è vista come un'arma del diavolo e di conseguenza lo specchio è addirittura considerato qualcosa che porta all'inferno o alla dannazione delle anime. E si risollevano un poco le sorti di questo oggetto nel Rinascimento e nel Barocco, utilizzati come oggetto di arredamento, con molta cura negli abbellimenti circostanti, la parte riflettente, una moda addirittura dilagante nelle dimore signorili anche per tutto il 1800. E come si evolve, come cambia la figura della donna in questi 10 secoli dal primo dopo Cristo, cioè da Ovidio, passando per l'impero romano, poi l'ellenismo, i periodi bui, il caos dopo la caduta dell'impero romano, le invasioni dei barbari fino al Medioevo e alla scuola medica salernitana, siamo nell'undicesimo secolo, quindi 1000-1100. E restando sul periodo della Roma repubblicana e poi di quella imperiale, quali sono le parti del corpo della donna romana oggetto di maggiore attenzione? E risentiamo a questo proposito, risentiamo assieme in questo primo passaggio l'analisi di Giuseppe Lauriello, già primario pneumologo ed oggi storico della medicina di rilievo mondiale, più studioso in particolare della scuola medica salernitana, autore anche di pregevoli pubblicazioni. Sentiamo. È una storia molto avvincente questa qua. Innanzitutto bisogna dire che il culto della bellezza ha sempre stregato la donna, quindi la donna in quanto donna ha sempre desiderato essere bella. Sì. E questa donna bella che ha curato tanto, diciamo, il proprio corpo, noi la incontriamo sempre nella storia, sin dalla storia dei popoli orientali, ma soprattutto sì, nella storia della civiltà greco-romana. Sì. E noi di questo abbiamo documenti, sia documenti scritti, sia testimonianze archeologiche, sì, diciamo, o anche di quelli archeologici che abbiamo, i vasellame, no? Sì, il vasellame, sì, che c'è rimasto, dipinti su i vasetti contenenti i vari profumi, i balsami, le creme, gli unguenti, sì, gli alabastri, le chiti, e poi abbiamo documenti storici, appunto ho citato Ovidio, il quale ha scritto un testo specifico, Medicamina Facei, sì, in cui parla proprio, suggerisce vari composizioni cosmetiche, le suggerisce alle donne. Peccato che questo testo sia mutilo e quindi
ci è rimasto ben poco di questo. Però Di Ovidio lo immaginiamo, anche perché Di Ovidio ci sono rimaste delle opere bellissime che riguardano pure Sanatoria, e là anche in questi mezzi sì. Troviamo qua e là dei richiami alla cosmetica. Insomma, la donna tempo dei romani al centro. La donna sempre cercato di essere bella, di affascinare, di sedurre l'uomo. Questa è nella sua genetica. Sì. Poi è arrivato il cristianesimo, per carità, niente sì. contro il cristianesimo, sì. ma ha cominciato a vedere le cose in un modo completamente diverso. Ed infatti poi c'è un passaggio brusco alla donna del cristianesimo, dove la bellezza della figura femminile viene ridimensionata in nome della sobrietà e della castigatezza dei costumi del tempo, quando la salute della donna, che si manifesta proprio quindi anche nella bellezza, nel trucco e nella leggiadria, sono considerate un peccato di lussuria e di decadimento. E sentiamo ancora su questo argomento Giuseppe Laruello in questo secondo passaggio. Dice il corpo è il tempio di Dio e la pudicizia ne è il custode. Ora noi non possiamo, turbare questo tempio, profanare questo tempio sì. con una bellezza artificiosa. Infatti è un passaggio brusco, ecco, vediamo qualche icona di quel tempo, la bellezza femminile viene ridimensionata, insomma. E viene svilita completamente. L'unica donna bella che viene rappresentata è la Madonna, è sì. Maria, al limite delle sante. Quindi questa, la donna sublimata? Sì, la bellezza non deve essere quella esteriore, ma deve essere quella spirituale. Ecco, sì. questo dice il cristianesimo. Perché la bellezza, la leggiadria, il trucco, l'estetica... È artificioso, sono... quindi è un invito alla lussuria, al peccato, sì. alla condanna eterna. Sì, quindi la donna viene... E soprattutto è Tertulliano, questo apologeta cristiano dei primi secoli, appunto, che inveisce... Contro la cosmetica in genere, insomma, contro questo desiderio della donna di essere bella, di attrarre. Sì. E dopo la caduta di Roma, i barbari ed un lungo periodo di confusione, ritorna la luce sulla civiltà. Siamo tra il 1000 e il 1100 e già da alcuni decenni dilaga la fama della scuola medica salernitana, dove la donna è davvero al centro dell'attenzione. Risentiamo ancora in quest'ultimo passaggio, Lauriello. In realtà, dopo questo periodo, diciamo, di barbarie, di oscurantismo, i secoli bui dell'Alto Medioevo, quindi arriva la scuola medica salernitana. E quindi tornano le ricette della bellezza. Ma non è che sì. tornano così immediatamente. In realtà, scuola medica, e quindi sì. interviene per curare gli anestetismi del viso, della pelle, per curare le imperfezioni della pelle, e mano a mano in questa cura fatalmente si arriva anche alla cosmetica, alla cura. Anche perché bellezza. La scuola medica significa spezie, piante officinali. Perfetto. E quelli sono io gli una elementi. Cosa che volevo sottolineare a proposito, anche nella cura della bellezza c'era la cura per le donne ricche e la cura per le donne di più modeste condizioni. Vediamo qualche ricetta di trotula di... Io vorrei qualche ricetta così un poco divertente in un sì, certo sì. senso. Per dirne una, contro le screpolature delle labbra dovute ad eccessivi amplessi e baci di amanti, è efficace una spalmatura fatta con mucillagine di semi di piantaggine o con un unguento di giglio. Praticamente queste due piante avevano un'azione astringente, antinfiammatoria sì, ed eutrofica, quindi miglioravano sì. la elasticità della pelle. Anche perché bisogna dire che gli spasimi con l'amante dell'epoca doveva essere irsuto, barbuto e quindi magari molto irritante. Poteva anche essere... Una ricetta che potrebbe funzionare anche oggi, insomma. Come? Funziona in un certo sicuramente. Senso, sì. In un certo senso sì. Non so, poi dire qualcosa, non so. Allora, Trotula scrisse una quarantina di ricette, mi pare. Sì, 37 ricette. 37 ricette riportate in questo De Ornatu, sì. che ancora non è stato stabilito se è l'ultimo capitolo del De Mulierimo Passionibus, le malattie delle donne,
il famoso testo di Trotula, oppure se un trattatello a sé stante. Sì. Ancora questo non si sa, è stato scritto intorno al XII-XIII secolo qui, da Scolari, è ornato, cioè, Scolari di Trotula. Sulla bellezza, sulla bellezza, della delle donne, Mulierum. Oh, e quindi ecco, abbiamo visto questa ricetta per disinfiammare le guance, le gote, sì, 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 infiammate da le troppi spasimi, le labbra. E quindi passiamo ad un'altra. Magari. Un'altra, per esempio, per rendere rubicondo il viso. L'inverso. Inverso. Il viso, no, per rendere bello, sì, roseo, no? Sì. E allora prendi radice di viticella, la viticella è una specie di zucca, sì, ripuliscila, tagliala minutamente ed essicca. Polverizzala, stempera in acque di rose e con un sottilissimo panno di lino con della bambagia spalmala sul viso, lo renderà rubicondo. Sì. In realtà sta viticella, sta zucca è un revulsivo, sì, quindi infiamma la pelle, sì, ecco, sì, perché, sì, la, sì, la fa, sì, diventare rubiconda. Sì. Oggi invece per rendere più roseo, più rosso il viso, si usano, si usa il fard oppure queste ciprie, queste pomate. Che, ma poi in fondo siamo sempre là, eh? Siamo sempre lì anche perché contengono queste sostanze. In un modo molto più, sì, più dolce, diciamo. Ma tra le 37 violento ricette di Trotula, ce ne mi pare una terza, ne ha portato. Questa è un'altra, quella per rendere bianchi i denti. Ah, ecco, questa è interessante. Diciamo quest'altra. Dopo il pasto ci si lavi la bocca con dell'ottimo vino, si asciughino e nettino bene i denti con un panno bianco, quindi si mastichi finocchio o sedano o prezzemolo, certo, che emanano un buon odore. Il rimedio pulisce bene i denti e li rende bianchissimi. Sì. Certo, come risolvevano subito, però sì, bisogna, sì, dire la quando verità, non c'era lo spazzolino, è chiaro. Non c'era lo spazzolino, cioè la restituzione della virginità della donna. Era un trattamento che allora veniva impiegato, si praticava perché c'erano delle necessità. Voi immaginate quei secoli in cui c'era il maschilismo imperante, quindi una donna che avesse perduto la virginità diventava un grosso problema. Perché mi ricordo, mi pare di aver letto che Trotula fu, cioè a Trotula si rivolse con una preghiera una donna che era stata violentata. Perfetto. Da un frate. Questa era questa nobildonna doveva sposarsi di lì. Perfetto. Hanno molto. Quindi quello il problema che stavo era dicendo, questo come recuperare, casi, come fare, come Trotula. Non lo diciamo ancora, accenniamolo soltanto. No, non lo diciamo perché ce lo riserviamo comunque, per. Anche in questo caso si usavano vari rimedi, farmaci e comunque preparati con le piante medicinali. Sì. Non lo diciamo, anche perché poi l'impostazione è completamente diversa da quelle che immaginiamo oggi. Oggi si fa. Si fanno le plastiche. Limenografia, allora non esisteva, sì, proprio. Sì, esatto, sì. Beh, quindi ecco, quanto delle ricette di Trotula, ricette sanitarie, diciamo, per la salute ma anche per la cosmesi e per l'estetica, è poi confluito nelle famose regole del regimen sanitatis? Beh, indubbiamente ci sono alcune di queste ricette, sono senz'altro confluite in questo, anche perché, dicevo, queste ricette, queste piante medicinali non servivano soltanto per la cosmetica, ma servivano anche a scopo terapeutico in varie affezioni della pelle. Queste, sì, stesse ricette poi venivano utilizzate, anche se penso con molto scarso successo, venivano usate nella scabbia, venivano usate nella tigna, sì, e in altri, nella lebbra per esempio, e tutte queste malattie qua, anche se appunto il successo era quello che possiamo immaginare. Insomma. Ecco, chiudiamo con la sua partecipazione a un meeting sul sesso fisico, sesso e psichico, analisi. Sesso analisi. Ecco, lei che cosa è andato a raccontare lì? Beh, ho raccontato un po' la storia della cosmesi, quindi ho detto quanto era importante nell'evo antico, come il corpo femminile fu svilito sotto questo aspetto durante il Medioevo, e come il grande rinnovamento anche del corpo si ebbe col Rinascimento, perché ci fu un rinnovamento della cultura e dell'arte, e con la cultura e l'arte venne anche, diciamo, apprezzata di più la bellezza femminile. Però già in precedenza, sì,
questo fatto era stato sottolineato e proprio con la scuola medica salernitana, quindi si era tesi a migliorare l'estetica femminile attraverso i cosmetici. Ecco, ma chi era questa giovane nobildonna che aveva il problema di avere un matrimonio alle porte, ma di dover riparare in qualche modo ed in fretta la sua verginità perduta dopo essere stata violentata? Come finì questa vicenda? Ce la racconta un'altra grande medievalista, biografa di Trotula, la professoressa Dorotea Memoli. Sentiamola. Oh, e le ricette? Ecco, le ricette, la prima è desananda virginitate, del recupero della virginità, un problema oggi un po' distante dalle nostre abitudini, non è molto sentito. Ecco, leggiamo, non so se lei riesce a leggere, sì. Leggiamo. Metti a cuocere in acqua piumana galle di quercia, rose, sommaco, piantaggine con solida maggiore, bolarmeno, allume, argilla smettica e di ciascuno un'oncia. Dopo la cottura fa fomentare con il decotto ottenuto le parti intime della donna prima del coito e senza alcun dubbio sembrerà vergine. Voglio chiarire che specialmente il bolarmeno, e l'ho scritto nella sì. nota, era un minerale argilloso che doveva simulare ripristinata compattezza dell'imene femminile. E che ci fosse questo grande metodo per aiutare sì. qualche sventurata che era stata violentata, allora era molto racconto, frequente appunto sì. nell'episodio. E lei ci ha scritto su una storia, questa è l'originalità, appunto, la storia è quella appunto di una... Io racconto che Sigel Gaeta va da Trotula e va a piangere perché è dispiaciuta di ciò che le ha convidato l'amica Matilde, la quale purtroppo dovrebbe sposare un nobile normanno ed è molto sconvolta perché si ricorda di un episodio gravissimo accadutole nella fanciullezza nel monastero di San Giorgio, dove lei fu violentata da un monaco preposto al adesso monastero. Questa contingenza del matrimonio allora la deve... Questa povera figlia è addolorata, anzi spaventata, perché non vuole affrontare queste nozze. E allora, perciò insomma Trotula deve provvedere, ma provvede per me la mediazione di Sigel Gaeta, che, sì. che anche, è stata anche sua discepola, sì. sua fedele. E così Trotula fa venire a casa sua questa ragazza Matilde con la sì. madre e prescrive proprio questa ricetta che abbiamo sì. testé letto. Desananda virginitate. Desananda virginitate, il titolo latino è questo, ma in italiano io ho tradotto il recupero della virginità. E naturalmente poi concludo l'episodio dicendo che questa fanciulla, questa giovanetta in realtà riuscì a nascondere sì. la mancanza di virginità. Corona Story, primo appuntamento con la storia del coronavirus, cui abbiamo pensato per un po' per recuperare la memoria, i ricordi delle sequenze di questa terribile esperienza, partendo dai primi segnali di fine gennaio, ricordate, con il virus ancora lontanissimo, era in Cina. Cominciavano ad arrivare notizie dalla Cina, era l'11 gennaio, sulla esplosione di una epidemia per un nuovo virus, il coronavirus, e la prima vittima, 11 gennaio. Erano echi lontani dall'Estremo Oriente. Noi non eravamo molto preoccupati, eravamo soltanto incuriositi. Ed il 28 gennaio cominciammo insomma, ad interessarcene seriamente, chiedendo lumi ad un infettivologo, Luigi Greco, facendogli domande intuibili in quei momenti in cui non sapevamo nulla, come corriamo rischi in Italia, possiamo continuare a viaggiare in aereo, dottor Greco, con quali precauzioni? Sentiamolo, un paio di minuti. Ecco, corriamo rischi in Italia, dottor Greco, per questo virus cinese? Non vedo che ci sia una correlazione, non mi pare che gli italiani, o meglio noi saremo in Italia, siamo abituati ad andare a fare il fine settimana in Cina.
Cioè, abbiamo visto che tutti i casi erano collegati alla permanenza in un certo periodo di tempo in Cina. Però, dico, un fatto del genere così strettamente collegato alla Cina, un fatto che di per sé non evolve necessariamente verso una forma mortale, ma che assomiglia a una banale influenza, quale abbiamo sempre vissuto negli anni passati e quale abbiamo vissuto nella stagione recente, non deve suscitare allarmismi. Sì, che invece, ai quali invece noi indulgiamo, perché ci piacciono le esasperazioni, no? Le mitizzazioni. Più che il piacere di questo, siamo piacere... piuttosto... soffocati da queste ondate di informazioni continue. Voi pensate un po'. Che poi è costretta a correggersi, magari dopo qualche ora, insomma, dopo aver dato una notizia falsa. Ma pensate che noi siamo passati da epidemie influenzali che devono essere pandemie, cioè tutta la terra colpita da un evento che avrebbe determinato la cessazione dell'umanità. Poi siamo partiti da lì e siamo arrivati ad Ebola. Poi siamo arrivati la SARS, la MERS. Sì. Non so quante altre malattie, ogni tanto si inventano malattie infettive che debbono portare a morte il genere umano. Non è così facile uccidersi, potrebbe esserlo oggi o domani un discorso di stile di vita che noi conduciamo. Allora, poco fa sentivamo di là che c'era un collega che diceva è stato ricoverato per un infarto, un 37enne. Cioè, vedete che gli stili di vita che conduciamo oggi ci condannano ad avere conseguenze molto più gravi rispetto al passato, perché non viviamo in maniera sana. Chi sta fermo davanti a un computer dalla mattina alla sera, che non si muove, non fa nulla per far sì che il proprio organismo sia allenato a fare incontri anche occasionali con virus, beh, quello può avere dei problemi. È un problema di stile di vita e lo riproponiamo ogni volta che noi parliamo di questa malattia. Quando lo dicemmo all'epoca con l'AIDS. Ecco, vediamo delle immagini di passeggeri che sbarcano dagli aerei. Possiamo continuare, insomma, a viaggiare in aereo e con quali precauzioni? Ma quando si parla di questi viaggi in aereo, io non so se qua c'è un'immagine che è caratteristica proprio anche dei tempi di influenza. Guardate, se c'è una cosa pericolosa da fare è andare in ospedale. Per cazzate, cioè la gente che c'ha un po' di raffreddore va in ospedale per dire la SARS. Guarda, c'è un'immagine qua, io non lo so se voi l'avete beccata, di un pronto soccorso dell'ospedale di Wuhan, pieno di gente che non si può neanche muoversi. Questi sono gli operatori che voi vedete in foto dell'ospedale, vedete come sono abbandonati. Voi pensate in un pronto soccorso in ospedale essere vestiti così per 12 ore di guardia? Ma io guardi, mi sparerei, come si fa a fare un lavoro in questo modo? Ecco, era un'intervista del 28 gennaio, il coronavirus sembrava ancora una fake news. Tre giorni più tardi, il 31 gennaio, con le notizie che rimbalzavano dalla Cina, e mentre era questa la mappa dell'Europa, praticamente con la cui vedete pulita, questa è la mappa del 31 gennaio della Johns Hopkins University, tornammo a interrogarci sul coronavirus, nonostante i contagi zero. Per noi era diventato l'icona del virus respiratorio, molto simile alla MERS, alla SARS, ma con un nuovo ceppo. Il vettore trasmittente verso gli umani era anche qui quasi sicuramente un animale, come fu lo zibetto nel 2002 in Cina per la SARS e il dromedario, il cammello, nel 2012 in Arabia Saudita. Si trasmette facilmente, leggevamo allora, da persona a persona, dopo un contatto stretto, respirando aria in cui ci sono stati starnuti o colpi di tosse. Non c'era un vaccino per il quale occorrono mesi e quindi si curano solo i sintomi. Il virus aveva cominciato a circolare già a dicembre in Cina. L'OMS ne considerava il contagio molto alto in Cina, alto nel resto del mondo. Si erano alzati gli allerta in tutto il mondo. I casi accertati 7.783, di cui 7.678 in Cina, poi 14 in Thailandia. Numeri sempre più piccoli, Giappone, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Australia, Macau, Malaysia. 5 casi in Francia, pensate allora, in Stati Uniti, 4 in Germania, 3 in Canada, 1 in Finlandia. Tra le nazioni più a rischio al primo posto, OMS metteva Thailandia, Giappone e Hong Kong, tra quelle europee al 15°, la Germania, l'Italia al 19°, Francia e Spagna 21 e 24°. Questa era la situazione in quei giorni. Ma i numeri erano destinati a salire, il punto era capire come erano stati i flussi dei viaggiatori nelle ultime settimane dalla Cina e dal livello globale, tenendo conto, ecco vedete qui solo la Cina, che potevano essere stati 5 milioni le persone a lasciare la Cina in una fase in cui l'epidemia non si era ancora manifestata chiaramente nelle sue caratteristiche, nella sua gravità. Ma al di là delle misure di contenimento, di monitoraggio e dei tempi occorrenti per un vaccino, sperando che l'epidemia si sarebbe esaurita ancora prima del vaccino, andava studiato, capito un aspetto fondamentale, cioè qual era stato il vettore, da quale animale era partito quest'ultimo coronavirus che
Rispetto a SARS e MERS aveva invece una sigla, 2019-nCoV, detto anche coronavirus di Wuhan, la cui capacità di uccidere era ancora allo studio, ma se si era certi che sarebbe stato meno letale dei primi due, era certa una maggiore capacità trasmissiva. Dunque, questa la situazione allora, ma era giusto chiedersi da cosa occorreva guardarsi. Secondo il National Geographic la causa sarebbe stata in un mercato di animali selvatici. E la storia sembrava ripetersi. 20 anni fa circa un virus comparve nei mercati di fauna selvatica nel sud della Cina ed era diverso da qualsiasi altro. Era l'inverno del 2003 ed i malati lamentavano febbre, brividi, mal di testa, tosse secca, tutti i sintomi che si aspetterebbe durante la stagione del raffreddore e dell'influenza. Ma questa condizione progredì in una forma letale di polmonite che lasciava buchi a forma di nido d'ape nei polmoni delle persone e generò gravi insufficienze respiratorie in un quarto dei pazienti. Secondo alcuni esperti, le prime teorie erano che il virus doveva aver fatto un salto di specie. Sembrò che il nuovo coronavirus provenisse da una ricombinazione di un coronavirus proveniente dai pipistrelli e di uno dei rettili e che da questi ultimi sarebbe passato all'uomo, adattandosi al nuovo ospite ed acquisendo la capacità di trasmettersi da persona a persona. Il nuovo virus avrebbe così fatto il cosiddetto salto di specie e quindi anche il 2019-nCoV sarebbe una zoonosi, una malattia trasmessa da un agente patogeno che si sarebbe immessa nell'organismo umano mutando. Qualcuno cominciò a sostenere addirittura che poteva essere un agente patogeno virale trasmesso da un animale a minacciare l'estinzione dell'umanità. Non si sa fino a che punto si estendeva il confine tra realtà e fantasia. E comunque ci dicevamo 8 mesi fa, è sempre meglio tenere alta la guardia e studiare quello che ci accade intorno. Ed andiamo al 7 febbraio, un po' più avanti di quest'anno. Cosa era accaduto in una settimana, dal 31 gennaio al 7 febbraio? Fuga dai ristoranti cinesi, vi ricordate? Cinesi cacciati dagli autobus a Torino, invitati a non presentarsi agli esami dell'Università di Firenze, aggrediti a Venezia, tenuti lontani dai bar della capitale. La nuova epidemia di coronavirus stava tirando fuori il peggio dai nostri concittadini e se in parte era la spia di vecchi vizi di un'Italia che evidentemente aveva ancora paure e pregiudizi per lo straniero, alla nascente psicosi concorreva sicuramente anche tanta confusione, mancanza di informazioni chiare sulle cause, i rischi, le modalità di diffusione del nuovo virus, informazioni che la ricerca stava affannosamente raccogliendo in uno sforzo che in quei giorni forniva un identikit sempre più chiaro, ma ancora in continua evoluzione. E questo rincorrersi di notizie distorte, insomma, che rimbalzavano sui social, stava alimentando questo clima di paura, siamo sempre a febbraio, e di panico, oltre ogni limite reale e ragionevole. Ma prima di esaminare le domande e le risposte che emergevano dalle analisi dell'Istituto Superiore della Sanità e dai CDC americani, l'organismo più autorevole della sanità pubblica negli Stati Uniti, cioè i CDC, analizziamo un attimo la situazione. Alla sera prima, quella del 6 febbraio, la mappa del coronavirus, vedete, nel mondo, elaborata 3 volte al giorno dalla Johns Hopkins University di Baltimora, nel Maryland. A quella data i casi accertati erano 28.353, di cui il 99% in Cina. Le morti 565, il 99,9% in Cina. In Europa i casi sotto cura erano rimasti pochissimi, 12 in Germania, 6 in Francia, 2 appena in Italia, 2 in Russia, 1 in Belgio, Spagna, Finlandia, Svezia e rappresentavano lo 0,09 della totalità dei casi nel mondo. E già questo doveva essere eloquente nella situazione epidemica, praticamente si poteva dire esclusivamente circoscritta alla Cina. Insomma, eravamo davanti, è vero, ad una sorta di pandemia, i cui contorni però erano marcatamente cinesi, limitati ad un territorio. Ma qual era la situazione all'epoca da noi in Italia? Dovevamo preoccuparci o invece restare tranquilli e rispettare solo le normali abitudini e i nostri stili di vita? Sentiamo cosa diceva allora, siamo sempre a febbraio, il capo della protezione civile Angelo Borrelli. Abbiamo appena terminato la riunione del Comitato Operativo Nazionale della Protezione Civile, riunione che abbiamo convocato a seguito della dichiarazione dello stato d'emergenza da parte del Consiglio dei Ministri per l'emergenza coronavirus. Devo dire che nel corso della riunione, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e alla presenza del Ministro della Salute, è stata esaminata la situazione in atto nel nostro Paese, che è una situazione
di assoluta tranquillità. Noi continueremo come Protezione Civile Nazionale, io sono stato incaricato di assumere il ruolo di commissario delegato, a organizzare le attività di prevenzione nel nostro territorio e a fare in modo che non si possano poi registrare nel nostro territorio situazioni di particolare criticità. Pertanto la situazione è tale da non avere alcun tipo di allarmismo, ma continuare a fare una vita normale adottando quelle che sono le normali regole di prudenza. Ecco, e di lì a qualche settimana Borrelli sarebbe stato smentito clamorosamente, ma lui non poteva saperlo, nessuno di noi lo immaginava. Noi facemmo di più all'epoca, e leggendo le notizie, i dati emessi dall'Istituto Superiore della Sanità in Italia, i CDC americani, elaboravamo alcune domande più comuni con le risposte che poteva fornire all'epoca la scienza ufficiale. Cos'era? Ce l'avevamo già chiesto. Quindi ci chiedevamo quanto può essere mortale questo ultimo virus coronato rispetto ai suoi predecessori. Purtroppo fare un confronto tra epidemie non è facile, e quindi parlare di mortalità per un dato virus ha poco senso quando non si conosce la popolazione totale di pazienti, e quindi è impossibile avere certezza della percentuale di infetti che muoiono, quindi il cosiddetto indice di letalità. Questi calcoli andrebbero fatti sempre al termine di un'epidemia, non ci siamo ancora arrivati, perché è impossibile stabilire quanti dei pazienti malati ancora in vita sono destinati a morire. Le cifre possono quindi cambiare notevolmente. Bisognerà attendere quindi la fine dell'epidemia per una stima concreta, anche perché se anche il nuovo virus si confermasse meno letale, sta mostrando però una infettività enormemente superiore contro i 2.400 morti della MERS e gli 8.000 della SARS. Non era comunque il caso di farsi prendere dal panico, si disse. Stando alle informazioni diffuse dall'OMS e dalle altre agenzie internazionali, i rischi individuali in caso di infezione si presentavano all'epoca molto bassi e i pericoli erano concentrati principalmente nelle classiche popolazioni a rischio: anziani, persone indebolite da problemi di salute, verso cui andavano concentrati gli sforzi di prevenzione. Ed altro quesito che noi ci ponevamo, a rischio di portarci poi ad errori di valutazione e atteggiamenti ingiustificati, per esempio, come si diffonde il virus? 2019 NCoV è un virus respiratorio, e come l'influenza si trasmette principalmente attraverso il contatto con le goccioline di flughe, le goccioline di saliva o muco prodotte da tossi e starnuti dalle persone infette. Secondo l'OMS, per limitare la diffusione del virus era quindi fondamentale un po' di sana igiene respiratoria. Trovandoci a tossire o starnutire, dovevamo cercare di farlo all'interno di un gomito piegato o di un fazzoletto da buttare subito dopo, per evitare di diffondere muco o saliva e di contaminare le nostre mani, con cui poi potevamo facilmente trasmettere il virus su oggetti che potevano essere poi toccati da altre persone. Ma questo poi è stato corretto, modificato, perché il virus si trasmette essenzialmente attraverso l'aria. Persone sane e malate dovevano poi cercare di lavarsi più spesso possibilmente le mani per minimizzare le chance di trasmissione involontaria. Ma lavarsi le mani significa soprattutto eliminare i batteri, ma non il virus, che è aerobico, cioè aria. Prodotti e alimenti quindi non potevano trasmettere la malattia di per sé, a meno che non fossero stati contaminati abbastanza di recente da un paziente. I dati preliminari sembravano indicare che il virus riusciva a sopravvivere anche poche ore al di fuori di un ospite. Era quindi inutile avere paura di merci, prodotti provenienti dalla Cina, a meno che non fossero stati manipolati di recente da una persona potenzialmente a rischio, entrata cioè in contatto con qualcuno proveniente dalle zone in cui l'epidemia era attiva. Quindi un pacco proveniente dalle zone a rischio non doveva rappresentare un pericolo. Altro quesito che ci ponevamo nel mese di febbraio: quanto tempo dura l'incubazione? Anche in questo caso era presto per una risposta definitiva. Basandoci sulle conoscenze disponibili di MERS e SARS, il periodo di incubazione poteva essere anche più lungo, raggiungere le 2 settimane. Uno studio tedesco aveva indicato la possibilità che la malattia fosse trasmissibile anche da pazienti asintomatici, un bel rischio perché rendeva estremamente difficile predisporre un sistema di quarantena realmente efficace. Lo studio però era stato in seguito ritrattato dai suoi autori. Secondo l'OMS era impossibile escludere del tutto la possibilità di contagi durante il periodo di incubazione della malattia o da pazienti asintomatici, come è stato infatti. Ma il rischio, seppur presente, sembrava comunque estremamente contenuto. Altra domanda su cui si avevano le idee confuse: come si cura l'ultimo coronavirus? Purtroppo non esistevano terapie efficaci per la cura delle infezioni da Covid, e difficilmente ne avremmo visto arrivare in tempi brevi. I pazienti dovevano essere ricoverati in strutture attrezzate, dove i medici avrebbero
avuto il decorso della malattia ed è aiutato, se necessario, con terapie di supporto. Erano interventi che non si rivelavano utili né per la prevenzione né per la cura della malattia e che anzi potevano persino essere nocivi. Fumare, bere tè, tisane con presunte proprietà curative, indossare più di una mascherina alla volta nella speranza che aumentasse la protezione, affidarsi al fai da te farmacologico, in particolare con gli antibiotici, assolutamente inutili contro le infezioni